mattinata assolata, siamo a Milano alla Fondazione Prada e ho deciso di portare mia sorella digiuna d'arte a vedere, a conoscere questa nuova dimensione, quindi a farle vedere delle mostre e ho pensato che fosse interessante, infatti, una visione molto sperimentale della cosa, poi intervistarla per capire quali fossero le sue impressioni. Abbiamo visto due mostre, una quella di Louise Bourgeois e Robert Gober, dove ti ho visto particolarmente interessata e incuriosita. Come mai? Sì, quali sono le opere che ti hanno più colpito? Sicuramente la cella che di Louise Bourgeois, con delle porte dismesse che diciamo a forma di cerchio, a cui all'interno c'erano, si potevano vedere dai vetri rotti di queste porte degli oggetti, tipo anche dei vestiti appesi, che abbiamo letto appartenere proprio a lei, quindi esatto. Cioè, queste porte rotte sembrava che tu avessi la possibilità di scorgere o spiare nella sua intimità, esatto, no? Esatto, proprio quell'idea di interiore, di mondo interiore, neanche tanto protetto, insomma, un po' dismesso. Poi invece poi ti ho visto nel tombino, e sei soffermata tanto, nel tombino di Robert Gober. Sì, molto, anche quello molto particolare, perché insomma questo tombino si poteva vedere dal tombino tutto quello che c'era sotto, quindi l'acqua che scorreva, con un cuore rosso, rosso fuoco all'interno del tombino, quindi proprio abbandonato all'interno del tombino con rami, insomma. Ma tu mi hai fatto anche, mi hai fatto la battuta, ma allora anch'io posso diventare un artista, se queste sono, come mai? Che sì, perché all'inizio ti dà proprio l'impressione di oggetti a caso messi insieme. Però abbiamo anche approfondito che se poi conosci la poetica dell'artista, le opere acquisiscono un senso che, insomma, nonostante noi non conoscessimo il concetto che Gober voleva esprimere, il tombino ti ha toccato, comunque è stata un'opera che ti ha colpito particolarmente. Sì, sì. Quindi positivo, fin qui positivo. Positivo. Positivissimo. Ok, poi siamo passati alla seconda mostra di William Copley, americano, surrealista, anticipatore della pop art. Tra l'altro una mostra curata da Germano Celant. Niente, divisa in due piani, piano superiore dove viene messo in evidenza la sua doppia attività di artista e collezionista e curatore, tra l'altro abbiamo visto pezzi della sua collezione, insomma, di una certa rilevanza. Ti ho visto molto interessata all'opera di Magritte. Sì, sì, molto bella, mi ha fatto proprio venire voglia di immaginare quella donna nuda, perché era composta da diversi dipinti, 5 dipinti che poi rappresentavano il suo corpo, diciamo, no? Sì, molto particolare. E lì abbiamo iniziato a intravedere anche la sua propensione verso l'erotismo, che poi si esprime maggiormente nel piano inferiore con la serie, i diversi dipinti che rappresentano la prostituta ignota e le bandiere, che sono il suo tratto caratteristico, queste due particolarità, insomma. Che legame hai visto fra le due, la parte bandiera e la parte erotismo? Cosa ti ha colpito di qui e cosa ti ha comunicato? Allora, mi ha colpito di più la parte legata alle prostitute, perché comunque cioè, la prostituta è in realtà vista come un aiuto o comunque anche come un sacrificio anche per la patria, per i soldati, è particolare, assume quasi una visione di luce alla prostituta. E ovviamente tutto ciò è visto in modo dissacratorio, nel senso che sia le bandiere, quindi il nazionalismo, la Russia, l'America, i giochi olimpici da cui lui si prese spunto per realizzare queste opere, e sia anche l'erotismo, è un chiaro riferimento al monumento del milite ignoto, diventa il monumento della prostituta ignota,
Quindi insomma, ci sono dei, insomma è forte, è molto è ironico, fa riflettere, è critico ovviamente, giusto? Sì, è Ti sono proprio. arrivati questi messaggi? Sì, ti vengono comunque degli spunti di riflessione. È proprio una sua visione che devi cercare di interpretare alla fine. Quindi anche questa è una, diciamo, hai un Positivo. giudizio positivo anche su Sì. questo, va bene. Quindi io sono soddisfatta perché ho portato un nuovo adepto all'arte e vi salutiamo dalle sorelle bandiere con un chiaro riferimento a Coppi. Ciao! Ciao.